Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Fabio. Quest'oggi in questo video vorrei eh, farvi conoscere o condividere o quantomeno le piccole informazioni ritrovate sul web eh, qualora a caso si presentassero dei problemi inerenti a dei cali o dei frizz in termini di FPS durante eh, l'esperienza di gioco su Air Factor 2. Come ho detto prima, giro pagando sul web ho trovato delle informazioni che già esistevano a priori, ma che adesso, a maggior ragione, dopo gli ultimi aggiornamenti di Air Factor 2, possono tornare utili anche perché molti di voi sono, eh, diciamo, non sono a conoscenza di queste piccole modifiche che possiamo andare a fare manualmente. E quindi possiamo recuperare FPS e comunque dare una certa stabilità al gioco cercando di eh, limitare al massimo eh, quei brutti lag o quei piccoli frizz che il gioco ogni tanto può riprodurre o addirittura molti di voi si sono ritrovati nella situazione di non riuscire più a giocare a questo gioco perché eh, per una serie di situazioni è diventato davvero pesante. Inizio anche col dire che eh, non è che questa guida risolva tutti i problemi che magari il gioco ha, però può dare una mano a farvi guadagnare qualcosa, sempre in termini di FPS, e magari in base al vostro hardware poter avere eh, un'esperienza di gioco eh, diciamo, un, po più, eh, un po' migliore. Ecco. Senza perdere tempo, iniziamo subito. Eh, andiamo su Google, io ho già aperto le pagine in modo da stringere il più possibile eh, il video e vi lascerò anche in descrizione i link di riferimento dove ho trovato queste piccole informazioni. Una di queste pagine che noi interessa è quella del forum Studio 397 in un post dove si parla appunto dei cali di FPS. Qua potrete vedere e eh, tradurre eventualmente la, la pagina, seguire la discussione, ma quello che interessa a noi si trova qua, un po' più in basso. Eccole qua, troviamo queste voci che noi andremo a modificare manualmente nel file. Tra un po' ve lo faccio vedere, e qua dobbiamo vedere tutti questi consigli e tutte queste indicazioni, seguirle passo passo. In questo caso, per quanto riguarda questa pagina, il file chiamato in causa è il file player.json. Dove si trova questo, questo file? Per prendere questo file dovremo recarci nella, nel percorso di installazione del gioco, in questo caso Steam, Steam Apps, Common, 2, userData, Player e avere un file denominato Player. Basterà aprirlo con il blocco note e avremo qui tutta una serie di, di voci che possiamo personalizzare. E quindi come facciamo a ritrovare quelle che a noi interessano? Niente di più semplice. Ad esempio voglio trovare questa, questa voce. Andiamo a copiarla per bene. E con un semplice sistema di modifica e trova vado a ingollare la parola, gli dico cerca, lui la trova e andremo a mettere il valore indicato in questa guida. Una volta terminato il passaggio e aver impostato tutti i valori come si vede qui a video, ci toccherà altro che fare file, salva e noi avremo finito, terminato. Un'ulteriore modifica che possiamo apportare è quella proposta sempre sul, sul forum di studio 397 e soprattutto dirò aggiungo, a me ha risolto un problema di cali eh, improvvisi di FPS eh, soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento e questa cosa diciamo l'ho risolta modificando l'unica stringa presente che è questa qua use additional hardware features questa eh, stringa l andremo a trovare non sul file, file player.json eh, ma bensì sul file controller quindi come fatto in precedenza prendere il file controller, aprirlo in blocco note cercare la stringa di nostro Interesse, copia, andremo a trovare questo file. Già io l'avevo fatto. E in questo caso voi lo troverete su true e noi lo metteremo su false. Quindi davvero a falso. Niente ragazzi, questi sono piccoli consigli. Eh, proprio riassumendo nel più breve tempo possibile, che ci possono portare dei vantaggi sia per chi ne fa un, un uso del titolo in modalità desktop, sia per chi ne fa un utilizzo in modalità eh, VR, quindi usando il caschetto di realtà virtuale. Ragazzi, mentre stavo editando questo video mi è venuta un'ulteriore idea, eh, un ulteriore consiglio che posso darvi, soprattutto per i possessori di caschetto di realtà virtuale che eh, usano SteamVR o OpenVR. Quindi. Eh, quello che sto per farvi vedere in teoria non dovrebbe andare bene per i caschetti di realtà virtuale dell'Oculus. Cosa serve? Serve recarsi in questo sito e vi lascio sempre il link in descrizione e scaricare OpenVR FSR. Non è altro che un DLL modificato eh, dove all'interno si trovano impostazioni sia per l'utilizzo dell'FSR dell che del DLSS e questo, questo tipo di API può essere utilizzato su tutti i simulatori, che, da assetto corsa 1 ad assetto corsa competizione. Eh, basterà semplicemente recarsi sul percorso di installazione di Airfactor 2 e prima di andare a ingollare quei file io vi consiglio di prendere l'openvr, il file openvr api e rinominarlo a vostro piacimento oppure prendere il file e copiarvelo da tutt'altra parte che, in modo da avere un backup. Ecco. Basterà prendere i file scaricati e ingollarli. Stop, non dovremmo fare altro. Detto questo ragazzi penso di aver momentaneamente finito, spero di esservi stato utile, spero che voi eh, abbiate notato dei miglioramenti, fatemelo sapere sotto nei commenti, io vi mando un grosso abbraccio al prossimo video, ciao a tutti!